Io sono l'oscurità, io sono la notte, io sono Batman. Scherzo. Comunque, questo credo sarà l'ultimo video di questo ponte che abbiamo fatto in questi giorni. Scusate se non ho fatto il video dell'ascensione, che non l'ho visto purtroppo, perché non lo so. Poi riguardo ieri ci devo ancora pensare su riguardo alla lista di cose da fare per quest'anno. Tipo, devo riparare il telefono. Scusate se sono al buio, ma a me piace stare al buio. A voi? Mi piace stare al buio? Per domandare, no? Comunque, ho deciso di fare questo video perché mi stavo un po' annoiando. Poi l'altro giorno ho cercato me stesso su Google e a quanto pare non esisto. Ho cercato Elio Masoni, non esisto. Mister Masoni, esisto ma alcuni video. Questo è un po' un'ingiustizia. Però una domanda mi sto facendo da alcuni youtuber, tipo di insieme, come hanno fatto a diventare famosi in così poco tempo? Insomma, potrei esserlo anch'io. Vorrei essere anch'io come loro, famoso da poco tempo. Insomma, un anno sono riuscito a essere famosi, chissà come hanno fatto. Forse avranno inventato quella cosa del signor S. No, non posso copiare i miei contratti, altrimenti ci sarebbe una denuncia. Io non voglio una denuncia. Anche perché loro sono diventati famosi, non si sa nemmeno come. Voi per caso sapete come si fa a diventare famosi su YouTube in così poco tempo? Scusate se è un po' scuro. Aspettate che... Magari così mi vedete meglio. Comunque, come si fa a diventare famosi in così poco tempo? Questo un po' non lo capisco. Lo sapete per caso? Io di sicuro non lo so, perché sono su YouTube da un anno e non ho ancora avuto su alcuni video i miliardi di visualizzazioni. Alcuni video, tipo i due video, come dire, un vecchio dato, ho fatto più o meno 200 visualizzazioni, ma non è... Ma non dico che sono come quegli youtuber che vogliono parecchio. Vorrei solo fare una domanda. Come si fa a diventare famosi su YouTube in così poco tempo? Io non lo so. Voi lo sapete? Se lo sapete, scrivetemelo nei commenti. E se volete potrei provare anche a farlo. Tipo come quello scemo di Giastremo, che fa i video stupidi e ha 1 milione di visualizzazioni e 1 milione di iscritti. Io di sicuro non sono un canale che fa cose stupide. Non lo sono, no, per niente. Comunque, abbastanza strano che alcuni youtuber venuti su YouTube da poco tempo, come di insieme, siano famosi da poco tempo. D'insieme, voi due, Eric e Dominique, se state guardando questo video, vorrei solo sapere una cosa: come avete fatto a diventare famosi in così poco tempo? Io vi ho conosciuto solo da quei video del signor S, che era Dominique. E sapete come ho fatto a capire che il signor S in realtà era Dominique? Perché aveva la stessa identica voce. È vero, se non ci credete. Perché ci sono alcuni video
di quel falso signoresse. Ho sentito rumore ed ho avuto paura. Scusate. Comunque. Che si capisce che era il falso signoresse, perché per l'appunto Dominique e il signoresse, se non l'avete notato, hanno la stessa identica voce. Comunque, poi, non so se lo sapete, se voi siete del team Trote, io lo sono, che hanno i miei controte hanno fatto delle nuove felpe, una blu e una rosa, abbastanza carine. Io purtroppo non ho comprato nessuno di quegli outfit, non ho comprato nessuno di quei vestiti che hanno creato, perché per l'appunto sono di taglia per bambini. Io diciamo che ho 16. Oh cazzo. Ma davvero? Comunque. Credo di. Devo stoppare questo video perché tra poco mia madre, secondo me, arriverà da un momento all'altro. Non voglio che mi veda con la telecamera accesa. Comunque. Io vi ringrazio per questo video e ci vediamo in un prossimo, che forse sarà una recensione della DC Collectibles di Joker alla Mezco, se mai arriveranno, se arriveranno, non costano. Comunque, ciao.